Giulia incarna a Forni di Sopra una vacanza adrenalinica, pagaiando nei torrenti o librandosi nei cieli, ma anche all'insegna del buon cibo e del benessere. Attività fisica e passione per il buon cibo. Un binomio che parrebbe inconciliabile, ma su cui invece punta molto l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. L'esempio migliore si può forse trovare nel comprensorio turistico della Carnia, dove a Forni di Sopra è attivo il Dolomiti Park Adventure, che vi regalerà il brivido di una camminata ad alta quota tra corde tese sul vuoto, carrucole e ponti sospesi. E se le emozioni forti non vi sono bastate, potreste avere la fortuna di riuscire a prenotare uno dei voli in tandem organizzati con il campione del mondo di deltaplano Swan Selenati. Con un pizzico di coraggio vi regalerete una prospettiva diversa da cui guardare a queste magnifiche montagne. E dopo tanta adrenalina, Forni di Sopra offre relax in un polo termale che non ha nulla da invidiare a quelli assai più celebrati della vicina Austria. Sport, piscine e centri benessere sono la maniera migliore per bruciare piacevolmente le calorie in eccesso. Ma come detto, quest'angolo di Carnia è anche il posto ideale per vivere i più sfrenati piaceri della gola, a cominciare da uno spuntino veloce con una fetta di frico, piatto tradizionale a base di patate e formaggio, ideale per dare le energie necessarie ad affrontare una lunga camminata in montagna. Le tipicità enogastronomiche di queste valli hanno ormai dato vita ad una forma di turismo del tutto peculiare, come nel bellissimo borgo di Sauris, dove da secoli si produce un rinomato prosciutto affumicato. Ogni anno migliaia di persone visitano i due stabilimenti della valle per scoprire i segreti, a dire il vero tutti piuttosto semplici, che conferiscono ai prosciutti realizzati qui un sapore ed un aroma del tutto unico. A fine visita pochi perdono l'opportunità di portarsi a casa un trancio di prosciutto appena uscito dalle celle di invecchiamento. Altra specialità di questa regione, il formaggio, il più famoso quello prodotto sull'altopiano del Montasio, ma in tutta la montagna friulana esistono e resistono piccole malghe in cui si realizzano formaggi d'alpeggio con gli stessi tempi e tecniche di un secolo fa. Impossibile trovare questi prodotti nei supermercati e così i turisti arrivano fin quassù per comprarli direttamente nei luoghi in cui nascono. Per rendere più agevole, ma anche piacevolmente avventurosa, la salita alle malghe, a Sauris è stato organizzato un apprezzato servizio di noleggio quad, con o senza conducente. Anche l'accoglienza in queste valli passa per la riscoperta delle tradizioni. Prive di grandi strutture ricettive, si affidano a formule come l'albergo diffuso, con le camere ospitate nelle restaurate case del borgo, o ai tradizionali alberghi e pensioni familiari, dove la dimensione umana regala calore e profumo ad ogni cosa. Ed ora a Rivello, in Basilicata,